E della filosofia di Giordano Bruno, che cosa no, questo non sono competente per. Non mi sono mai preoccupato di sfogliato, perché come tutti i filosofi di dopo Descartes, questa gente sono tutti, come dicevo, vicoli ciechi che non portano a nessuna parte. E quindi non me ne occupo. Sì, io comunque ho pubblicato dei video, c'erano degli audio che ho trasformato in video proprio di conferenze su Giordano Bruno, molto molto interessanti, e quindi chi vuole può andare magari a vedersi questi video che ho pubblicato su Giordano Bruno. Non ne parlano, ci sono competenti ovviamente filosofi, ma filosofi anche di un certo spessore, anche ne parlano personaggi così. Mi pare che c'è anche una conferenza del professor Matteo D'Amico che parla di Giordano Bruno. Matteo D'Amico è una persona estremamente estremamente preparata, scrupolosa, preciso, non spara nessuna sciocchezza solitamente, quindi si può andare a documentare. E abbiamo chiuso anche con Giordano Bruno. Se Ugo non ha altre domande, io facciamo posso chiudere con una citazione. Con una citazione di Hilaire Belloc. Hilaire Belloc dice così: c'è una città, come tutte le città, piena del suo carico di storpi, di ciechi e di malati, ma è la città di Dio. Dentro a quell'intorno lo spirito umano trova un tetto e un focolare, fuori è la notte.